Dicevamo complimenti Stefania Bertone perché al primo vero esame internazionale seniores non hai avuto titubanze, non hai avuto proprio paure e mal che vada finirai questa gara in tredicesima posizione. Beh, direi un eccellente risultato. Decisamente soddisfacente, direi, anche se ovviamente ci sono i ma, però avremmo potuto fare di più, ma credo che quello succeda in quasi tutte le gare, quindi sappiamo su cosa lavorare dopo questa esperienza. Allora, cosa pensi mentre va intanto in onda il tuo esercizio, che purtroppo non possiamo vedere qui dalla postazione di Zagabria, ma lo vedono in Italia, cosa pensi di migliorare, quali sono i tuoi punti deboli, quadratura intanto, ma non lo vediamo per il presidente della Federazione Internazionale Ottavio 50, e quali sono invece i tuoi punti di forza? Sicuramente partendo dai punti di forza possiamo citare le trottole perché tutte di livello alto che insomma sono state molto importanti per il punteggio tecnico e ovviamente anche i passi, ringraziando i miei coreografi Raffaella Cazzaniga e Corrado Giordani e la sequenza di Angeli. Mentre con i miei tecnici Cristina Mauri e Pier Trent dobbiamo lavorare ancora sul fronte salti, infatti ho avuto delle indecisioni che mi hanno messo un po' in difficoltà, anche se però ne sono venuta fuori abbastanza bene, diciamo, perché comunque è stata talmente grande l'emozione di essere qua che il salto in sé non mi ha lasciato un ricordo così negativo come invece può succedere in allenamento. Allora, si torna a casa per lavorare su cosa subito? Perché questo tredicesimo posto adesso, come abbiamo già detto anche ad altri atleti, è un punto di partenza, non si può considerare come un punto di arrivo o di appagamento. Esattamente. Innanzitutto sui salti. La prima cosa che faremo sarà consolidare la sicurezza nei salti. Stefania, siamo andati a vedere anche su internet, ci siamo anche rivolti alla redazione di Art on Ice per sapere qualcosa di te, però in effetti sarebbe opportuno aprire a questo punto un tuo sito. Fatti conoscere meglio, dici chi sei, cosa fai, cosa studi, quanto di più possa andare oltre il ghiaccio. Beh, io studio in un liceo scientifico e sono al quarto anno e mi piace molto andare a scuola, anche se non vedo l'ora di cominciare all'università perché alcune materie veramente non le reggo, per esempio storia, mi dispiace per il mio professore di storia. Adoro il mio team, il team che mi allena, il team che mi ha cresciuta, senza il quale non potrei vivere. E soprattutto fanno parte del team i miei familiari che mi sostengono sempre, innanzitutto la mia nonna, che saluto tanto, e i miei amici ovviamente. Ma il team di cui parlo è quello tecnico, è quello che porta sul Riconosciti un difetto e anche un pregio. Un difetto, mi faccio prendere dalla paura sui salti in cui sono insicura e invece che attaccare il salto mi tiro un attimo indietro. E un pregio, riesco sempre a mantenere i livelli degli elementi alti. Senti, si definisce oggi la classifica dell'individuale femminile. Hai un tuo pronostico, una tua previsione, avendo visto anche la gara di ieri? Tredicesima, credo che sia. Questo è il tuo piazzamento, io Certo, parlavo appunto del podio. scusami. Del podio io spero tanto che vinca Carolina, perché.